Play. Pronti per il duello? Sembra, allora mi vedo io con la mia skin sopra il tuo nome. È vero. Prova F5, vedi che c'è il mio nome sopra. Sì. Allora, al mio 3 ci giriamo e ci spariamo. 1, 2, 3. Metto al buco. Ok. Ciao a tutti, squali e pecciolini, sono MamiTT dell'Italia Chucks e vi do il benvenuto in questo terzo episodio della storia Pixelmon. Sono in compagnia di questo strano essere barboso. Buonasera a tutti e benvenuti, bentornati in un nuovissimo video. Come ha detto lui, mi scoccia ripetere, quindi fai male, perché mi scoccia parlare. Ecco, ma una cosa molto importante che mi avete sfracellato la mente. Chi cazzo è sto intruso? Ha capito male. Oh, e tu sei a Piscaro. Torna qua, coglione. Non sai dove andare, vero? Noi sappiamo la strada, ma non te la diremo. Sì, vai dalla strada lunga. Ciao, ciaone. Comunque, mi sa che sei incazzato. Corri, che ti proteggo io. Vai. Oh, ma sei un maledetto. Guardalo. Beh, è partita la sfida. È partita. Jackton. Jackton, fagli vedere tu il cane. Con questo. Che schifo. Oh, il Tauros a tre code. No. Ah, vai, però... fagli paura, metti il tuo squirtle, fagli paura. Aspetta, vieni qua che ti tiro. No, che poi ente YouTube si incazza che lo sfotto per tutto il video. No, ma già. Ascolta, manco sembra una cagata di Arcanine sta cosa. Un baffo. Ascolta, 2 minuti di intro, ovviamente, perché... Sì, 800 minuti. Oh, il Totaro sei nascosto dietro un albero. Che stai facendo? Ti ho visto, che l'hai marcato il territorio. Va bene. Allora, stavamo dicendo cose importanti. Stavo facendo le cose con il mio tetti. Sì. Il server si chiama RC Gamers, quindi pixel.rc-gamers.com. Se volete giocare, venite a giocarci. Abbiamo scoperto che è premium. Spiega come, David. Sì, praticamente è entrato qua dentro, poi mi chiede: scusa David, perché non si mette la password? E io, perché è premium, per caso? Potrebbe essere, potrebbe centrare sta cosa. 2 secondi prima nessuno dei due diceva: ma che server è premium, non premium, SP, boh, vabbè, poi vediamo, magari chiediamo ad un helper. E poi è venuta la domanda illuminante della vita, che insomma, già. Che ci ha fatto capire quanto siamo inforniti. Sì, comunque, ma che cazzo è sto qui? Lo so, rompi i coglioni in una maniera... Cosa fa? Go to world. Go to the world. Ah, perché ha scritto Caterpie. Guarda, vedi questo cosa? The first person of the time. Se te scrivi no. Caterpie, ti arriva il premio. Ma io non l'ho letto. C'hai vorrito. Ma ce l'avevi pure Caterpie, tu. Dovresti scrivere. Ma era che lo devi avere, devi scriverlo. Ma io non l'ho letto, stavamo facendo l'intro. Vedi che non serve fare l'intro lunga. Vai avanti, che ci sappiamo. Ok, allora, ragazzi, dopo apri il Pokédex. Se vi ricordate, sì, se vi ricordate, eravamo rimasti qui nella foresta perduti. Abbiamo trovato un super passaggio segreto che sarebbe... Vedete la statua inutile qui? Di ghiaccio? Sì, ok. Che sembra un pene al contrario. Esatto, passando di qua, attraversando gli alberi e andando sempre dritti attraverso questa folta foresta, si arriva qui, che se ricordate bene... è il punto in cui in pratica ti fanno scambiare i soldi. Il punto dove abbiamo chiuso l'altra volta, cioè dove volevamo chiudere l'altra volta, ma dato che non lo trovavamo, ci siamo attaccati. E ci sono 2 Pokéball, David. L'hanno già presa l'altra volta, scusa. Infatti, hai già saccheggiato questo tesoro. Hai già saccheggiato, dannazione, non mi fa saccheggiare tesori. Oh, c'è una signorina qui, c'è una signorina. Oh, fai bella figura, io mi nascondo qua dietro. Sì, signorina, buongiorno, vuoi una rosa? Sì. Buongiorno signorina, vuole essere ammaliata per caso? Lo sguardo ammaliante di te. Oh, ci faccia pur sapere. Sembra una senca. Caramellina. Ed è una caramella. Ma per favore! Mi faccia il piacere lei. Ma chi? Questo vecchio? È per te. Questo te lo lascio a te perché sei il suo tipo. Salve. No, un po' troppo vecchio per i miei gusti. Oddio, vieni qua. Questa ha cacato due bacche. Vieni a vedere qua di lato. Oh! Ha cacato 2 bacche questo. Che puzza signora Gabriella però, cioè, mamma mia. E che cavolo. Vedi, dritti per il fanculo.
Dobbiamo seguire il sentiero. Ah, a proposito, porca miseria di quella paletta, mi stavo quasi dimenticando. Io devo porca miseria di quella paletta. Assolutamente questa... sì. L'hashtag di questo video sarà porca miseria di questa paletta. Ok, va bene. Deciso, va. Allora, io devo assegnare due nomi a, alla gente, ai miei Pokémon. Allora, c'è il Tauros che prende il nome di... Dove caspita stai? Come si rinomina, me lo dimentico sempre. Ok, che diventa Samu 23. Benissimo, ciao Samu, benvenuto nel nostro game. E poi ci sta il Ponita che diventa... fatemi leggere... coda di fuoco... Elec Thunder... Ok, benissimo. Ho segnato i nomi dei Pokémon che abbiamo catturato. Che cos'è questa merdina tonda così che vola? Allora, come si chiama? Pallapollo. Sì, fece una palla di pelle di pollo. Tutti i pesci vennero a galera per vedere la palla di pelle di pollo. L'ho fatta per le pelle di pollo. Chi è quello? Vabbè, basta. Stiamo scazzeggiando troppo. Di prima, no, è diverso. È diverso, giuro. È diverso. È un altro spiegato. C'è un tipo con un Aaron. Watson. C'è qualche problema, Watson. Tu non hai la skin bugata, Watson. No, lui è furbo. Lui meno è male, Watson. Non ci posso credere. One shotato Tauros. One shotato. Ma sto ciuccio? È tantissimo. Il mio squirto è in T-Tube. Ti amo. Mi stai facendo battere sto coso. Ma acciaio terra. Come fa? Acciaio roccia. Come fa a resistere al fuoco? Resiste. Con l'acqua lo massacri. Hai visto ad avere gli squirto? Hai visto ad avere gli squirto? Io segno Tauros più tuo. Hai visto gli squirto Pova? Vedi che ho vinto. Dai. Ho vinto. Dai Tauros. Dai Tauros. Perderà. Che credi in te. Non dai Tauros che credi in te. Forse è la Madonna. Diceva delle menate. Guarda la menace del mio Tauros. Madonna, c'ha... Vogliamo vedere. Perché usa ferro scudo l'infame. E per quindi? Te solo le lame. Aumenta la difesa. Ah, il tuo Tauros sta prendendo tante botte. Vaffanculo, pezzo. Muori. Sciopa. Bastardo. Bastardo, ma one shotato non me però ne ha one shotato neanche cazzi, ci ha dato 1500 money, buono. Però non me ne ha one shotato neanche uno, non so come hanno fatto i tuoi. Oh, i gift box dobbiamo prendere. E tra l'altro, vogliamo votare sto cazzo di server? Magari ci facciamo un po' di cose pova. Ma mi scusi, ma andano i siti, non vedo cosa davanti. Siamo quasi arrivati alla città. Oh, vedi il genio, c'è il genio, quindi siamo quasi. Sì, c'è il genio delle tartarughe pervertite. Il solito genio. Salve, signor genio. Ah, parliamoci con questo che ci setta gli spawn point là. Settato Warp Rustboro. Ok, Rustboro. Io penserò male, ma anche questo nome, ragazzi. A proposito, la nostra quest, penso che dovevamo parlare con May, giusto? Era qui che dovevamo andare avanti. Sì, sì. Salve. No, dobbiamo completare un'altra. Dobbiamo parlare con Mr. Pietra. Mr. Stone, è tutta una pietra qua. Ah, ma guarda, stanno pure le macchine e i camion. Oh, stai attento, Davids, che c'è traffico. Ma io voglio salire. Non puoi. Oh, non mi fanno salire, sono delle merde. Dove sei finito? Ah, stai già nella macchina. Volevo salire, sono delle merde. Senti, troviamo un cavolo di laboratorio del professore che proviamo ad aprire sti box. Del professor Pietrino. Sì. Ricordi, mi ha salvato quello Scusa, lì che Davids, stava essere attaccato. Questo vola proprio, cioè le skin qua sono fatte proprio a capa di minchia. Cioè, oltre ad avere la testa in alto, ma non c'ha gambe, piedi né niente. Ma quello tutti sono così, Ah, ma sono tutti così. Sì. Ma questo è proprio brutto. Cioè, sembra un Pokémon che vola. Parla lui, ma almeno vero. Io sono intero. Con la lingua così. Ditto! Comunque, No, non mi dire che mi dai ditto. Dimmi che mi dai ditto. Parla! Dove cazzo l'hai trovato? Fancy costume, Mamit. Io sto cercando di capire quanto l'umanità è caduta in basso. Comunque, ma io volevo il ditto. Mi ha fottuto, ma fai il culo, stronzo! Che cazzo hai preso? Ma non lo so, guarda che non ho mica vinto io, Come no? Ma tu, guarda che devi scriverlo così senza lo slash. Ehi, l'ho scritto così senza lo slash. Però no, cazzo, l'ho scritto con lo slash! Ma fai il culo! Coglioni, guarda questo, non lo scrivi in chat! No, ha vinto Pixelated Mose. Ma non va. Vabbè, tu l'hai scritto un po' di me, quindi avresti perso comunque. Dove cazzo sei? Non lo so, senti, sono nella via centrale. Ah, eccoti. Ti vedo. Torre indietro. Ma è bello che c'è stato un attimo di silenzio. Oh, cazzo, scrivi Cloyster. E poi l'imprecamento. Allora, Mr. Stone è di qua. Ah, con la Devon Corp. Ah, ecco, ci stanno. Basta seguire Devon? I cartelli.
Cioè... eccolo, è lui! Amet. Poi c'entra. Ho completato la quest. Quest a Ahem Trusbor. Amet. Io lo dico prima o poi. Io lo dico anche questa cosa mi ricorda. Io lo dico. Ok, e vabbè, mo che dobbiamo fare con questo? Devo parlare con Mr. Stone. Di nuovo? Ora. Ma non è Mr. Stone, non vedi sopra come si chiama? Questa è Amamet. Che finalmente abbiamo trovato la Devon Corp. E dove si sa la Devon? Tu dici che la Devon... Chiedi alla signorina Metà. Scusi, signora Ambrosia. Scusi, la guardo in faccia. Scusi. Minchia, il computer... iMac! Come cazzo l'hanno scritto iMac? Belli sti computer, devo dire. Tecnologici. Dove cazzo è l'ascensore, le scale? Dove sono? Saranno qua dietro? No, qua c'è la fin... Di qua! Vedo una porta! Ho visto la porta! Ah, qua! Oh! Ma è murato! C'è una chest. Perché c'è una chest? Che bello! No, comunque, qua no, trovato le scale, ma è chiuso! Mi sa che abbiamo sbagliato. Aspetta, però devo parlare con i signori. Ancora Robert. Vedi, David, save Pico! Dobbiamo andare a salvare l'imbecille che sta nelle caverne e che sta cercando il suo Wingull? Per caso era quello? Il nonnetto. David, io ti vedo sempre più lontano, David. Lo vedi lontano? Sì, ti vedo sempre più lontano. Che cacchio succede? Credo che stia ragginchiando sì, il server. Sì, decisamente. Sta ragginchiando il server. Allora, ripetiamo. Dove cazzo dobbiamo andare? Nelle Rust of Cave. Te l'ho detto. A salvare il coglione nelle caverne? Di Pico, sì. Che dovrebbe essere il tipo stupido che... Ecco, vedete, follow this road to Rustorf Cave. Mi sta già in culo quello lì, non vorrei dire, però... Te lo devi far piacere, perché sicuramente sta dietro un Wingull. Ciao Joy, per caso hai visto un Wingull? No, aspetta, 144, è inutile, via. Ok. Che ma sempre sti Alakazam così su mure. Fottiti. Di qua che cosa c'è? Ciao José. Molto lieto di conoscerti. No, Pigliamoschi, guarda come gli hanno fatto la skin. Figo. Con Caterpillar, che carino. No, fighissimo. Oh, qua c'è Lekans. No, ci sta un bel po' di gente di qua. Ok. Ciao, care. Ma è me. David, che stavi facendo con la signorina? Stavo facendo due chiacchiere, no? Sì, roba, David, dobbiamo allenare i Pokémon, David! Ma quali Pokémon? Allenati il Pokémon, senti a me! Posso suonare male sta frase? Comunque... Vedi i cartelli della grotta che c'hanno la montagna? Vabbè, l'uomo nero, però. Mettili in ordine tu. Tu che cacchio vuoi? Qua, il Rustfet allora, Tunnel! Mi dice, dove vuoi andare? Nel tunnel. Attenzione a camminare perché c'è una strada brutta. Team Aqua. Oh! Oh, vedi che c'è Pico? Devi salvare Pico. Allora, tu, vieni qua. Che dobbiamo salvare allora. Pico. Dove va? Ondor. Sì, ma io c'ho Mega Ipod, me lo shot. Che Pokémon è Ondor? È un tipo fuoco. Se non meno male che c'ho Tauros. È fuoco buio nella seconda, sono sicuro. Non mi ricordo solo anche nel primo. Ma perché non me lo fa vedere Ondor? Mi fa vedere solo il Pico in alto lì nella vita. Oh, no, grande vedo. Tauros. Minchia, Meta iPod sta reggendo però, Meta iPod. Meta iPod sta reggendo. La grandissima sfida tra un Meta iPod e un Ondor. Ma grazie signorina, non dovrei essere. Ah, ora abbiamo finito la nostra quest, dobbiamo tornare a parlare con Amamet. Però aspetta, mi prendo la Pokéball. Aspetta che mi ha soltanto iPod. Ci credo. Cioè. Perché è vero. Andiamo avanti piuttosto che Ok, possiamo parlare con Amamet. The Devon Goods, grazie. Ci fai parlare con Stone là, il professor Stone, grazie. Perché Bradley, dobbiamo andare avanti. Great Ball. Oh, 5 Mega Ball. Oh, grazie. No, Great Balls sono, David. Dove cazzo sono? Oh. Mr. Stone. Oh, Amamet. Amamet, che c'è? Il teletrasporto, una tecnologia terrorista. Assistente di laboratorio. David, qua c'è una chest. Io, come in ogni... You can't open this gift. Ma perché non mi fa... Mr. Stone! Ma possibile che io per parlare con Mr. Stone devo salirgli sul tavolo? Vabbè, senta Mr. Stone. Una vita mi ha messo a trovare sto pezzo di merda. Comunque avevi ragione, il presidente della Devon S.P.A. Un po' figo. David, gli stai sui computer, David. E non è un modo gentile per dirgli che gli stai sulle palle. Mi cago pure sui computer, mi cago pure sui computer. David, che cazzo sta dicendo? Ah, ci ha dato una lettera. Grazie, molto gentile. Ho ovviamente una lettera. Ora possiamo usare questa cassa se abbiamo dei RC fossili, uova di fossili per poter, insomma, fare. Ok, no, David, devi cliccarci col destro, l'apri.
e ti dà un'altra roba. Cosa mi ha dato? Mi ha dato un'altra spada che mi ha dato. Ah, il gift devo fare. Gold Flake. Che merda, sempre le solite cagate. Mi ha dato. Ah sì, Gold Flake anche perché merda. E intanto qua questi hanno continuato a parlare o. Ah, mi ha dato l'uovo! Guarda, c'hai l'uovo nell'inventario! È vero! C'abbiamo un uovo fossile! Vai! Oh, fino a avere. Chissà se è uguale o. Oh, interessante! Sarebbe... Vedremo che cosa succederà nei prossimi episodi, allora! Chissà se è uguale o sarà diverso. Sì, David, io comunque non ho letto un cazzo di quello che ha detto Mr. Stone. Aspetta, devo leggere un attimo. Allora, siamo tornati un attimo a Petalburg. Dove cacchio. No, ma mi sa che era la città ancora prima. E vedi che c'avevo ragione io. Mo come cazzo si torna indietro? Sai che ci tocca farla a piedi, vero? Sì, mi sa che è l'unica. Mi scegua sì, lei, di qua. No, dobbiamo tornare alla città di prima. David, seguimi perché non la sai. Allora, tornando alla città di prima, ti spiego io. Sono davanti a te comunque. Allora, in teoria, andando qui, parlando con il professore di qui, dovremmo... Devono essere delle casse. Sì, ma erano nel laboratorio del professore. Oh, David, vieni qua, sì, è ancora prima. Oh, salviamoci sto merdoso. Ecco, bravissimo. Salvati. Salvati. Ok, Aldale. Ci siamo salvati anche questo. Quando mi salva il warp mi tiro una laggata. Sì, anche a me. Dobbiamo andare ancora indietro perché era la città ancora di prima. Era proprio quella iniziale. Sì. Sei noi coglioni. Sei noi coglioni. Abbiamo scoperto la terza città che possiamo salvarci. Guarda, quanti sei imbecilli. Ok, maledizione. Abbiamo. Ah, queste vote. Vai. Clicca. Ok, gift opened. Oh, guarda quante ne posso aprire. Vai. Apri. Basta, finito. Ok, allora. Timer Ball. Argen Polvere. Etremax. Baccamelon. Rapid Ball. E poi vediamo se ho avuto dei gifts. Ho un altro invertisesso. Fai. Perché c'hai. Posso convertire un Pokémon a femmina. Io voglio convertire te, scusa un attimo. Pixelmon Eggs. Non è che li possiamo scambiare. No, questa credo che sia roba che shoppi, credo. O forse sì, però. Io ho provato a cliccare, non succede niente. Allora, i Fossil Eggs neanche lo possiamo aprire. VIP, non siamo VIP. Vabbè. I Redeem Vote Boxes. Vabbè, comunque ci hanno dato delle merde. E tu c'hai 10.000 invertisesso. Ma va bene. Sì! Ho Tepic Femmina! Ok. Non esce più. Si vergogna. Si vergogna perché gli hai cambiato sesso. Sì! Adesso è femmina! Bravo, David, bravo. Sono grazie, molto soddisfatto di te. Però va bene. Allora, squali pesciolini, il big progetto che abbiamo ideato con David. Ci andiamo a catturare due Pokémon assolutamente inutili, i Magikarp, perché qui nel laghetto ne ho visti parecchi. E nel prossimo episodio, se ci scrivete in tanti sotto al video, li facciamo evolvere, li trasformiamo in Gyarados. Di qua, dopo il ponte. Però, David, che cosa gli chiediamo? Che cosa ci devono scrivere? 1000 euro! A lui dovete scrivere 1000 euro. A me dovete scrivere hashtag il drago rosso. Hashtag il drago rosso e facciamo evolvere il Gyarados. Se non lo scrivete, non lo facciamo evolvere. Cosa c'entra il drago rosso? Ehi, io decido gli hashtag dei miei video. Di cosa? Dei miei video. Dei miei video. David, mi sa che non li possiamo catturare. Epic Fail Project. Ivan, ci fai catturare un Gyarados? Ah, ma no. Io sto ancora a parlare con te, seriamente? Ti sto ancora parlando, cioè. David, però c'è Ivan che ci dà 280 money se vinciamo contro i suoi Magikarp. Yeah, andiamo, vinciamo! Yeah, magari ce lo rubiamo il Magikarp. David, però io volevo i Magikarp. Fatta che a cazzo, dovevi pensarti prima! David, il nostro progetto è fallito miseramente. Dobbiamo trovare dei Magikarp. In realtà la promessa l'avremmo fatta. Quindi in teoria dovremmo catturare un Magikarp anche debole e portarlo all'evoluzione. Sì, e dove lo troviamo un Magikarp anche debole? In acqua. Ok, andiamo in acqua. No, ho appena ucciso un Magikarp Shiny. No, vaffanculo. Vaffanculo. Odio la Pixelmon. Odio la cazzo di Pixelmon. Vaffanculo alla cazzo di Pixelmon di merda. Ho appena ucciso uno Magikarp Shiny.
non ci sono. Mami, devo farti vedere una cosa. Vai a cagare. Ti odio nella vita. Non solo non c'ho Magikarp, ma non ce l'ho manco. Cioè, tu ci avrai Gyarados Shiny? Ma mi stai prendendo per il culo? Io no, ma devo trovare il Magikarp Shiny. Basta. Dove sei? No, vabbè. Vieni qui. Mami. Sto arrivando. Sono al warp. Dove cazzo stai? Sono andato a piedi. Ma ciao! Come va? Tutto bene in famiglia? Fai vedere. Spero che vada te. Fai vedere che cosa hai preso. Volevi vederlo? Volevi vedere qualcosa? Sì. No. No! Ho ucciso Magikarp Shiny! Ma porca di quella cioccolaccia! Sei pirla tu! No, vaffanculo. Cioè, l'unico Magikarp Shiny che ti regalava il gioco e lo sono andato ad uccidere. Ma non ci posso credere! Ma no! Ma io vaffanculo! No, basta, io mi ritiro dalla pizza. Aspetta, PT1, fa vedere. Andiamo! Ok, allora, dopo il rosic assurdo di questo video, che c'è un cazzo di Magikarp giallo, vaffanculo, Davids, ti odio, perché io ho ucciso Magikarp Shiny e tu no, e se non mi esce Shiny tra 20 minuti, io distruggo il server Pixelmon, ok? In ogni caso, scrivetemi nei commenti, hashtag Gyarados, no, Drago Rosso, perché così... Ma cosa che non ce l'hai? Non fa niente, farò evolvere quello di Davids. Attacchi a cazzo! Niente, se siete arrivati fin qui in questo video, scrivete qual era le palette delle palette. Sabbia, quella porca paletta trota, quella cosa che abbiamo detto all'inizio video. Ah, la tua vestita, la tua cosa, che sono la paletta torca. Vabbè, scrivete hashtag la paletta torca, non so, che era più o meno qualcosa del genere. Ecco, chi si è fermato all'inizio video dica quell'hashtag lì, chi è arrivato fino adesso scrive quell'altro hashtag, va bene? Ok. Va meglio? Se ce l'hai mamma, Spinner Winner, qua come si chiama. Ehi, Davids, io ti odio, non farò mai più video con te se non ho Magikarp Shiny, te lo dico. Io stasera, mentre c'è la Juve a giocare, mi vado a catturare i Magikarp Shiny, te lo dico. Tanto la guardi solo tu, se vai a vedere la Juve. No, ma infatti, io non la guardo. Vabbè, Davids, puoi chiudere. Va bene. Bene ragazzi, spero che il video vi possa essere piaciuto. Il mio Magikarp Shiny sarà bellissimo per sempre, per l'eternità. Ma culo. Un casino. Cosa vuoi? Niente. Ma lo potrei rifare, ne sono convinto io che lo potrei rifare. Io ne sono convinto. Se non è shiny. E se non è shiny? Attacchi al cazzo. Gioca con lo Spinner Winner, è antistress. Spero che il video vi possa essere piaciuto. Vi ricordo di lasciare il pollice in su se vi è piaciuto. Se vi ricordo di lasciare un like se vi è piaciuto questo video. Commentatelo, condividetelo dovunque. Anche al cesso, mi raccomando. E niente, Magikarp Shiny. Mami, il rosicone. Basta. Mi piangevi sulla spalla. Basta, no, mi fai troppo male. È finita, piangendo. No, è finita, io mi vado a suicidare, è finita. Basta.